Una trappola gli ha tranciato una zampa, ma lui non è stato abbandonato al suo destino. Guardate questo elefante, ha una caratteristica che lo distingue da tutti gli altri. Proprio così, gli manca una zampa e al suo posto però ha un'enorme protesi che pesa 20 kg ed è fatta da pneumatici riciclati. Il suo nome è Chuck e oggi vi voglio raccontare la sua storia perché è davvero straordinaria, ma sotto tanti aspetti. Prima di tutto, quella che indossa ora è la 22esima protesi. Beh sì, perché nonostante abbia 17 anni sta ancora crescendo e considerate che gli elefanti asiatici hanno un'aspettativa di vita di circa 60 anni, quindi i volontari che si prendono cura di lui devono adeguare le dimensioni della protesi al suo corpo, costruendogli una protesi nuova più o meno ogni 2-3 volte l'anno. Ma perché questo elefante ha bisogno di una protesi? Allora, dobbiamo tornare al 2007, quando Chuck era solo un cucciolo che viveva libero in una foresta dell'area protetta di Shrek Pok a Mondunkri, nella parte est della Cambogia. Purtroppo un giorno, lui al tempo aveva solo un anno, ed è rimasto impigliato in una trappola lasciata dai bracconieri. Queste trappole sono un problema serio in tutta la Cambogia e in tutto il sud-est asiatico. Il WWF stima che ce ne siano più o meno più di 12,3 milioni sparse in tutto il territorio. Le trappole sono fatte di nylon, corda, filo o un cavo di acciaio e sono lo strumento più crudele usato dai cacciatori perché quando un animale ci finisce dentro viene lasciato lì a morire di fame e di sete e per giunta tra atroci sofferenze per le ferite che vengono poi riportate. Ma tornando a Chuck, lui in qualche modo riuscì a liberarsi, ma era rimasto solo, senza mamma, senza branco. Ed ecco, potreste pensare che una volta libero il peggio fosse passato, e invece no, perché l'elefantino non poteva badare a se stesso e alla ferita della zampa che si era infettata. Insomma, sarebbe morto sicuramente se non avesse incontrato una guardia del WWF che pattugliava proprio la zona insieme ad un altro elefante, e alla vista di un suo simile, Chuck, anche se debole e terrorizzato, si è messo a seguirlo fino al centro del WWF di Trapang Chuck, che poi è il motivo per cui il cucciolo è stato chiamato così. A quel punto le guardie del WWF hanno cercato di fare il loro meglio per medicarlo, dandogli anche qualcosa da mangiare, eccetera, ma nel bel mezzo della foresta non avevano proprio i mezzi per fermare l'infezione. Così è stato chiamato Nick Marks, uno dei responsabili della Wildlife Alliance, che insieme ad un veterinario e ad altri volontari hanno organizzato il trasferimento lampo di Chuck verso il quartier generale dell'organizzazione a Phnom Penh. Un lunghissimo viaggio verso sud che è iniziato l'8 marzo del 2007 ed è finito 2 giorni dopo, con Nick che per tutto il tempo è rimasto nel furgone accanto a Chuck per accudirlo e rassicurarlo. E una volta giunti a destinazione, l'elefante è stato operato e i medici hanno dovuto per forza amputargli la zampa per salvarlo. Malgrado tutto, Chuck si è ripreso quasi completamente e ha anche fatto amicizia con un'elefantessa del centro, Lucky, che è diventata come la sorella maggiore. Tutto perfetto, tutto bello, ma l'elefante non riusciva a muoversi, faceva qualche passo zoppicando e poi tornava indietro da Lucky e dopodiché era costretto di nuovo a fermarsi. Nick Marks non riusciva a rassegnarsi all'idea di non poter fare altro per migliorare la qualità della sua vita e da lì l'idea di procurargli una protesi. Capite bene però che una protesi per un elefante non è così facile né da realizzare né da finanziare, insomma. C'erano giusto quei 2 o 3 ostacoli da superare. Ma Marx ha contattato a manetta tutti i centri specializzati della Cambogia e dintorni e niente, finché finalmente Katie McConnell della Cambodian School of Prosthetics and Orthotics gli ha detto di sì, o meglio, non gli ha fatto promesse, ma ha detto che ci avrebbe pensato. Ed è così che Chuck è tornato a correre, muovendosi con la protesi come se non avesse fatto altro per tutta la sua vita. È incredibile la forza di sopravvivenza dimostrata da questo elefante, non credete? Ma è straordinaria anche la cura delle persone che in tutti questi anni si sono adoperate per aiutarlo, anche perché non pensate che mettere una protesi gigante ad un elefante sia una passeggiata. Prima di tutto ci vuole tanta pazienza, perché bisogna convincerla a collaborare. Tecnicamente si usa il rinforzo positivo. Allora, gli step sono questi. Prima si pulisce bene la pelle della zona dove andrà messa la protesi, poi gli si infila una calza elastica ed infine gli si infila la protesi fissandola con delle cinghie. Ah, anche questo è materiale riciclato. E l'elefante, per il fatto di essere rimasto calmo e tranquillo durante tutto il processo, viene ricompensato con delle noci di cocco. Da qui il rinforzo positivo, che in psicologia è quel meccanismo con cui si rafforza un comportamento corretto associandolo ad una forma di gratificazione. È un premio, in poche parole. Ciò che è diventato
un portavoce di tutti quegli animali vittime dell'avidità umana che giornalmente in tutto il mondo non hanno la stessa fortuna. Nick Marks ha anche promosso una mostra in cui è stato esposto un modellino di Choc fatto interamente di trappole, sperando che la sua storia convinca i governi a fare qualcosa di più per combattere questo problema a monte. Ma la speranza più grande, che io personalmente condivido, è soprattutto questa, cioè che storie come quella di Choc diano una bella svegliata alle coscienze di noi umani, per farci entrare in testa che non siamo padroni di niente, ma siamo solo dei coinquilini insieme a tutti gli altri animali che popolano questo pianeta.